L'obiettivo di oggi è, prima di tutto, vedere assieme la soluzione dell'esercizio di laboratorio delle scorse due settimane e poi iniziare a vedere in pratica alcune tecniche che si possono utilizzare per la scrittura dei requisiti. In particolare parleremo dei casi d'uso o use case. Iniziamo a parlare, a vedere assieme l'esercizio di laboratorio. Qui abbiamo un altro esempio, come quello svolto in aula l'altra settimana, di problema che parte da un caso pratico e concreto. In questo caso parliamo del rinnovo del permesso di parcheggio nelle zone a strisce blu. Come forse saprete, la parte centrale di Torino è suddivisa in varie zone. In ogni zona, in queste zone centrali, il parcheggio è a pagamento e questo è caratterizzato dal fatto che le strisce di parcheggio siano blu invece che bianche, e ogni zona, quelle che vediamo illustrate qua, è caratterizzata da un particolare codice e per i vari codici abbiamo dei prezzi che possono essere differenti. La zona in cui siamo noi è questa, la C4, dove c'è il Politecnico. Tutte le zone blu hanno un costo di 1,50 euro all'ora. La zona più centrale 2,50 euro all'ora, le zone un po' più periferiche 1,30, questa e questa. Ovviamente i residenti hanno la possibilità di avere un permesso particolare, per cui non devono pagare a ore. Il permesso è annuale e un mese prima della scadenza GTT, che gestisce questi parcheggi, invia una lettera che contiene il modulo in cui il residente, il cittadino residente, autocertifica che è ancora residente in quella zona, quindi mantiene, ha ancora i diritti per usufruire del permesso gratuito di parcheggio, e poi un bollettino postale con il quale non si paga il permesso ma bensì gli oneri di rilascio. Quindi è gratuito ma si pagano 40 euro. Quindi cosa succede? Il cittadino compila il modulo, paga il bollettino postale e poi va a consegnare modulo e ricevuta del pagamento allo sportello GDT. L'addetto allo sportello cosa fa? Verifica che sia tutto corretto, fa una copia del documento di identità, questo perché, come probabilmente sapete, qualunque autocertificazione deve essere corredata da una copia del documento, altrimenti non è valida. Legge, non mi ricordo quale, comunque è una procedura abbastanza standard. Probabilmente l'avete fatta anche voi per i documenti di iscrizione. Verifica che la ricevuta di pagamento sia valida, che l'importo sia corretto. Se c'è qualcosa che non va, il cittadino può andare a compilare i campi mancanti, che è il caso più comune, o correggere quello che deve. In base alle informazioni sulla mappa che abbiamo visto prima, che c'è in fondo al foglio con l'esercizio, e all'indirizzo che ci sarà sul modulo, è possibile capire in quale sottozona è residente il cittadino e quindi predisporre il parcheggio per quella particolare sottozona. Poi c'è una fase successiva in cui gli uffici provvedono a stampare il tagliandino plastificato e a inviarlo per posta al cittadino richiedente. Questa è una versione tutto sommato un po' semplificata di quello che avviene in realtà, ma è già abbastanza interessante da trattare.
Cosa era richiesto fare? Fondamentalmente capire quali erano le informazioni trattate in questo caso e andare a definire i processi in atto, descriverli con un diagramma di attività. A questo punto io apro la soluzione. A differenza delle volte scorse non svolgo la soluzione qua, che comunque abbiamo già visto quali sono gli elementi più importanti nella soluzione di questo tipo di esercizi. Vediamo la soluzione assieme e commentiamo gli aspetti più rilevanti. Allora, quali informazioni devono essere memorizzate e gestite dal sistema informativo per supportare questo processo? Notate che in questo caso il sistema informativo lo uso in senso lato. Noi pensiamo in generale a un sistema informativo come un sistema informatico. In questo caso il sistema informativo è dato da alcuni supporti informatici, perché ad esempio per stampare il tagliando, per stampare il bollettino, il modulo, c'è un minimo di supporto informatico, ma la gestione, buona parte della gestione viene fatta manualmente dalle persone. Quali informazioni dobbiamo utilizzare? Allora, buona parte delle informazioni le possiamo andare a prelevare. Riapro il testo dell'esercizio da questo modulo. Attenzione, un errore comune, soprattutto all'inizio, è di dire che c'è una classe che si chiama modulo di richiesta. Ecco, noi cerchiamo di astrarre un pochettino rispetto a quello che è lo stato attuale, quindi vorremmo poter trattare in maniera un po' più astratta queste informazioni. Quindi, se volete iniziare a creare un'unica classe con tutti i campi che trovate sul modulo, questo può essere il primo passo, ma non è sicuramente il risultato finale. Se noi andiamo a vedere il modulo, abbiamo una parte iniziale che descrive il cittadino, la residenza, queste sono informazioni, e poi c'è il veicolo, in particolare c'è un tipo di, se è proprietario, usufruttuario, eccetera, e ci sono le caratteristiche del veicolo. È ovvio che un cittadino residente può essere proprietario anche di più veicoli. Quindi, se noi mettiamo queste due informazioni in un unico modulo, non stiamo catturando bene le informazioni, stiamo vincolando, ad esempio, a ripetere le informazioni sul cittadino nel caso sia proprietario di più veicoli. Invece noi vogliamo separarli in due classi. Torno al diagramma che commentiamo brevemente. Quindi abbiamo una classe che è il cittadino o residente, abbiamo un indirizzo, potremmo avere più persone residenti allo stesso indirizzo, e questo, ecco, una soluzione alternativa che poteva essere valida era fondere assieme indirizzo e residente. Ok, la soluzione che vediamo qua è, se vogliamo, una soluzione più generale e flessibile, metterli assieme, quindi descrivere un'unica classe, diciamo cittadino, che fonda assieme queste le informazioni di residente e di indirizzo, poteva anche essere una soluzione valida. Okay? Questa è un po' più flessibile. Poi abbiamo l'autoveicolo.
targa, modello, omologazione e tipo di alimentazione. E queste sono le informazioni che troviamo esattamente nel modulo. Quindi, in generale, gli attributi di queste classi possono essere trovati andando a leggere quali sono i campi del modulo. Abbiamo poi il tipo di proprietà, che in realtà non è esattamente una caratteristica dell'autoveicolo, ma è una caratteristica dell'autoveicolo legato al residente. Ecco, una soluzione di questo tipo ci permette di trattare i casi in cui la proprietà di un veicolo cambia, oppure il cittadino residente non è il proprietario del veicolo, ma è semplicemente un utilizzatore. Quindi manteniamo l'unica informazione rispetto al veicolo e cambia il tipo di relazione. Una soluzione leggermente meno flessibile era quella di mettere il tipo di proprietà dentro l'autoveicolo. E non completamente sbagliata, sicuramente questa è migliore. Torno al nostro modulo. Nella soluzione che vediamo, che abbiamo visto un attimo fa, abbiamo sostanzialmente partizionato il nostro modulo in una prima parte che è questa, un'altra parte che riguarda il veicolo e poi abbiamo rappresentato come con un'association class questa parte qui. Quindi, se volete, una tecnica che può essere utilizzata se il modulo è stato scritto con un po' di criterio è quella di identificare le porzioni che riguardano concetti diversi. Può capitare, purtroppo non di rado, che invece il modulo sia stato scritto non nel migliore dei modi e quindi le informazioni dello stesso concetto siano sparse qui e là. Però nei casi migliori possiamo andare a partizionare le informazioni. Vi faccio notare che questa soluzione qui, come ho detto prima, poteva essere ridotta, quindi era possibile accorpare delle classi, spostare eventualmente degli attributi. Questa soluzione, ripeto, è quella più flessibile, in cui catturiamo i concetti che abbiano qualche importanza. In generale, quando dobbiamo scegliere, se abbiamo due soluzioni alternative, quella più flessibile è da preferirsi, perché permette per l'appunto di descrivere più situazioni diverse e differenti. Un altro aspetto importante da un punto di vista informativo sono le sottozone. Queste non sono descritte nel modello,
ma sono invece descritte nel testo. Adesso si dice che una sottozona ha un particolare nome, un posto orario, ed è caratterizzata da un insieme di tratti di strade con un intervallo di numeri civici. Questa è anch'essa una piccola semplificazione perché se immaginate un corso sul cui lato finisce una zona e sul cui altro lato inizia un'altra, in realtà l'intervallo di numeri civici non funziona perché da una parte ci sono i pari e dall'altra i dispari, quindi dovremmo indicarlo in qualche altro modo, ma non importa. Questo è, tutto sommato, l'abbiamo detto, una versione leggermente semplificata. Dover andare a gestire i pari o i dispari di un tratto invece che soltanto un intervallo non cambia particolarmente il problema. Basta aggiungere un valore booleano che mi dice se vogliamo, cioè in realtà qualcosa a tre valori che mi dica se vogliamo valori pari, i valori dispari o entrambi. Veramente dettaglio di seconda approssimazione. Quindi in questo caso, dato un indirizzo, noi sappiamo in quale zona rientra, perché comunque possiamo andare a vedere i tratti, e la sottozona è definita da un insieme di tratti con via e numero civico iniziale e finale. Domande, dubbi, avete soluzioni un po' molto diverse? Ok, quindi riepilogando, le due informazioni fondamentali da ricordare sono: una classe modulo di solito non è la soluzione corretta, perché tende a mettere assieme informazioni di classi diverse. Ha quindi lo svantaggio di essere poco flessibile. Secondo, nel dubbio, quando abbiamo diversi concetti, cerchiamo al limite di mettere un concetto in più rispetto a toglierne uno, perché un numero maggiore di concetti di solito porta a una maggiore flessibilità. Vedete che comunque tutte le classi in questo diagramma hanno almeno un paio di attributi e hanno diverse relazioni, associazioni. Quindi, se vi viene in mente di mettere una nuova classe con un unico attributo, non è detto che sia sbagliato, ma pensateci un attimo di più. Se invece vi risulta naturale aggiungere una nuova classe con 4-5 attributi, allora quello è sicuramente un'operazione che è ragionevole. Passiamo all'aspetto di processo. Allora, quali sono gli attori coinvolti nel nostro processo? Più tardi parleremo nuovamente di attori. Gli attori sono distinti da quelli che sono i propri interessi o obiettivi. Quindi è ragionevole distinguere due attori se questi hanno interessi diversi nei confronti del processo in generale.
Una possibile soluzione, diversa da quella che vi sto presentando, poteva essere quella di andare a dividere quell'unico swim lane in cui ho messo il titolo GTT in due parti, una parte che è, diciamo, lo sportello e l'altro che è gli uffici, il back-end. Era una soluzione, tutto sommato, corretta. In realtà, in questo caso, non era così necessaria, perché in realtà lo sportello e gli uffici fanno attività diverse, questo è vero, e quindi in un certo senso sono distinti, ma di fatto hanno lo stesso interesse, quindi partecipano al processo con lo stesso obiettivo. Quindi la fusione, come vi mostro io, era anche ragionevole. Quindi andavano bene entrambe le soluzioni. Quindi cosa succede? In questo caso il processo viene scatenato da un evento temporale, quindi un mese prima della scadenza viene inviata la documentazione, poi il residente fa due attività. Le abbiamo messe in parallelo non perché ci aspettiamo che il residente sia ambidestro e compili con la mano sinistra il bollettino e con la destra il modulo in parallelo, ma stiamo a indicare che queste due attività non hanno un ordine predefinito. Quindi non li mettiamo in sequenza perché non vogliamo andare a vincolare un ordine prestabilito. Ognuno decide se compilare il modulo prima di pagare il bollettino oppure dopo. In ogni caso, entrambe queste attività devono essere state completate prima di poter proseguire. Per proseguire, dopo che ho fatto il pagamento del bollettino e compilato il modulo, l'attività passa al GTT, che verifica la documentazione. La verifica della documentazione può avere un esito positivo o negativo. In generale, ogni volta che c'è una verifica, un controllo, è ovvio che ci aspettiamo un esito che possa avere almeno due livelli, positivo o negativo. Quindi, se l'esito è positivo, viene fatta la fotocopia del documento e poi si procede alla stampa dettagliando, il quale poi viene spedito. Io ho messo questa freccia qua, che è una freccia che indica dipendenza, ma semplicemente per poter leggere meglio il diagramma, non è obbligatoria, okay? È un artificio grafico che permette di leggere più facilmente il flusso. Quindi il residente riceve il tagliando e l'operazione è finita. Se vogliamo, qui possiamo dire che lo espone sul cruscotto dell'automobile, ma è un dettaglio. Tornando un attimo indietro, se invece, ingrandisco ancora un po', se invece la verifica della documentazione non è positiva, quindi ok vado di qua, non ok vado di qua, il residente deve fare una rettifica e a questo punto di nuovo si può procedere con la verifica della documentazione. Sì. Sì, allora se vogliamo prenderla così letteralmente, prima di rettificare, prima della rettifica io posso mettere una scelta per cui decidi di rettificare oppure no. Se no, ci salutiamo e se ne torna a casa. Sì, è corretto anche quello. Vi faccio notare il nodo di merge e il nodo di decisione. Che sono graficamente identici.
La differenza sta nel fatto che nel nodo di merge ci sono più frecce entranti e una uscente. Il nodo di decisione ne ha una entrante e più uscenti. Ok, se devo prendere una decisione ho più alternative, almeno due di solito. Il merge ha senso se io ho almeno due flussi alternativi che possono giungere a quel punto. Allora, sì, è vero, il livello di dettaglio, sì, allora il livello di dettaglio che vi mostro qua è abbastanza alto, quindi non ho distinto il fatto di andare a controllare il documento, la foto, se vi ricordate l'esempio quello della missione di passeggeri, che era molto più dettagliato. Qui c'è una verifica, quindi ci sarà il documento, ci sarà il modulo e il pagamento. Quindi, volendo, è possibile espandere quell'attività in almeno tre attività con eventualmente dei controlli. Sì, anche questo era corretto. Si tratta di andare a scegliere il livello che è più appropriato. Okay. Più appropriato dipende dal nostro obiettivo. In questo caso, se vogliamo descrivere per sommi capi il processo, così va benissimo. Se invece per noi è molto importante il fatto che un tipo di rettifica possa essere fatta oppure un altro, allora è opportuno scendere di livello. Ovviamente questo in un esercizio è difficile da decidere. Mentre invece in un caso reale in cui io ho ben presente qual è il livello di dettaglio e quali sono i miei obiettivi, allora posso scegliere a ragion veduta il livello di dettaglio. Allora vi faccio notare che mentre qui, dopo aver compilato il modulo e pagato il bollettino, c'è un flusso diretto a verifica documentazione, qui sotto c'è invece un segnale. Questo perché in questo passaggio qui è coinvolto il mondo esterno, mentre nel passaggio precedente è il residente che prende la documentazione e la porta, quindi non c'è coinvolto il mondo esterno, magari l'autobus che prende per andare, ma adesso il livello di dettaglio sarebbe un po' troppo basso. Invece in questo caso c'è un ente terzo che è responsabile della spedizione e quindi le due attività sono legate, ma tramite il mondo esterno, le poste in questo caso. Sì. Sì. Sì, dovrebbe essere così anche questo, hai ragione. Anche qui abbiamo un evento esterno, sarebbe più corretto farlo come invio di un segnale e ricezione. Concordo. Chiudere il processo qua. E sì, perché in realtà il processo è terminato quando il cittadino riceve il tagliando, altrimenti non abbiamo raggiunto nessun obiettivo. Cioè, l'obiettivo che vogliamo raggiungere in questo processo è fare in modo che il cittadino abbia il tagliando per sostare. Questo è l'obiettivo generale.
Se invece l'obiettivo è rubare i soldi al cittadino senza dare un tagliando, allora possiamo chiuderla lì. Invece dobbiamo guardare l'obiettivo più generale. Quando ho raggiunto l'obiettivo generale, a questo punto il processo è chiuso. Sì. Se abbiamo un sistema informativo, così non va bene perché dovrei avere una qualche conferma o qualche meccanismo di possibilità di time out, ad esempio. Però in questo caso noi non stiamo descrivendo un sistema informativo, stiamo descrivendo lo stato attuale, che non è molto informatizzato. Se stessimo descrivendo qualcosa supportato da un sistema informativo, probabilmente ci sarebbe una qualche conferma. Su questo concordo, ma qui noi stiamo descrivendo lo stato attuale delle cose in cui non c'è sistema informativo. Il caso un po' più complicato è quello in cui oltre a potersi recare personalmente allo sportello, il cittadino residente invia la documentazione. Sì. Sì, allora, se vogliamo essere dei puristi dovremmo mettere il nodo d'inizio e poi il segnale temporale. Iniziare il processo direttamente col segnale temporale da un punto di vista comunicativo è più efficace perché si capisce esattamente che non c'è qualcuno che inizia il processo, decide inizio il processo, ma è un evento esterno, comunque un evento temporale che scatena l'avvio del processo. Mettere il nodo d'inizio e poi il segnale temporale è comunque corretto. Allora, nel caso in cui il cittadino invece decide di inviare per posta la documentazione, deve fare un'altra operazione, che è fare la fotocopia del documento d'identità, spedire il tutto. A questo punto l'ufficio riceve la documentazione, la verifica, se corretta prosegue esattamente come nel caso di persona, in cui il cittadino si presenti di persona. Se invece non è corretta, segnala l'anomalia e qui potrebbe essere per telefono, visto che il numero di telefono è fornito nel modulo. Dall'altra parte viene ricevuta la segnalazione e si procede alla rettifica. Qui vale di nuovo il discorso di prima. Volendo andare a dare la possibilità di scelta al cittadino se rettificare o meno, potrebbe esserci una decisione in più. Alla rettifica si può giungere o dopo aver ricevuto una segnalazione perché si è inviato per posta la documentazione, oppure perché la verifica della documentazione di persona non ha avuto esito positivo. Io qui ho usato un connettore A e A per evitare di avere dei flussi che si incrociano. E così è un po' più ordinato. Era equivalente tracciare un flusso da questa decisione al merge qui sotto. Dopo che io ho la rettifica, torno quassù e in realtà picciolisco un attimo,
Io qui ho introdotto un comportamento leggermente diverso rispetto al precedente, perché è possibile che a fronte di una verifica della documentazione negativa allo sportello ci sia una rettifica e poi il cittadino decida, invece di ritornare allo sportello, di inviare per posta. Oppure, a fronte di una segnalazione di documentazione non corretta, diciamo per telefono, il cittadino potrebbe decidere, invece di inviare per posta, di recarsi direttamente allo sportello. Questo perché io, dopo la rettifica, torno quassù e posso scegliere se andare di persona o inviare per posta. Se invece, questa ovviamente è la soluzione più generale possibile, se invece prevedo che la rettifica di un cittadino che si reca allo sportello possa essere fatta soltanto sul posto, allora dovrei mettere la rettifica direttamente qua, cioè diversa da quest'altra. Di nuovo vi faccio notare che qua è necessario un nodo di merge perché posso arrivare in quel punto sia la prima volta che ho compilato il modulo e pagato il bollettino, sia a seguito di una verifica. Attenzione, ripeto, ai nodi di merge e di decisione perché graficamente sono identici, ma hanno due ruoli diversi. In UML è anche possibile fonderli in uno, in tutt'uno. Quindi io avrei potuto anche disegnare questo nodo e quest'altro come un nodo solo. Il problema è che poi c'è molta confusione su dove faccio un merge di flussi diversi e dove faccio una decisione. Quindi in generale è preferibile, come linea guida, mantenerli separati. Quindi o un nodo di merge, quindi ha molti ingressi e un'unica uscita, oppure una decisione e quindi ha un'unica uscita e più, scusate, un unico ingresso e più uscite. Ok, se non ci sono altre domande, direi che in questo modo abbiamo visto velocemente la soluzione di questo esercizio. Ripeto, la difficoltà qui sta nel capire dove andare a recuperare le informazioni, soprattutto per il modello informativo, e per quanto riguarda il modello di processo, nel trovare un giusto compromesso nel livello di dettaglio. L'esempio della verifica della documentazione è significativo perché qui effettivamente avrei potuto andare a dettagliare i vari passi di verifica. E questo era assolutamente plausibile come soluzione. È ovvio che qui andare a dire che il cittadino mette mano al portafoglio, lo apre, tira fuori il documento, apre la pagina del documento, il dipendente GTT lo controlla, lo mette a faccia in giù sulla fotocopiatrice, eccetera, era un po' troppo. Se per alcune attività abbiamo bisogno di un dettaglio, di un
livello di dettaglio molto più elevato rispetto al resto, e questo di nuovo, ripeto, dipende molto dal contesto in cui ci troviamo, una soluzione può essere quella di utilizzare non un'attività semplice, ma un'attività composta, o quello che si chiama la call behavior. In questo caso è possibile esplodere il contenuto di un'attività andando a dettagliarlo ulteriormente, senza andare a complicare eccessivamente il diagramma principale.